Non c'è stato tempo per versare lacrime, per avere paura o sfogare rabbia. A decine di volontari di protezione civile e residenti hanno lavorato per ore per aiutare i vigili del fuoco a domare l'incendio che ha distrutto la pinetina di Vallevo a Rocca San Giovanni. Le fiamme hanno bruciato gli alberi della collina e si sono propagate fino alla caratteristica località lungo la statale 16 Adriatica, minacciando le case e i ristoranti della costa, lambendo la Via Verde. Alte lingue di fuoco sono sembrate indomabili, ma la tenacia degli abruzzesi ha permesso poi di salvare case, attività commerciali. Grazie a Dio siamo riusciti a salvare il nostro ristorante, dicono Marco e Luca Caldora, i titolari del noto locale di Vallevò, mostrando pantaloni e scarpe ricoperti di cenere. Purtroppo il cuore della Costa dei Trabocchi non c'è più, ma il suo verde saprà comunque rinascere. Il ringraziamento al termine di una giornata terribile è per tutta la comunità che ha aiutato ad evitare la catastrofe. In molti si sono armati di secchi, di tubi con acqua, di catini per arginare le fiamme. È arrivato fin giù, le condizioni meteo di ieri erano anche a sfavore del nostro e a favore dell'incendio, appunto. Per un Garbino caldo, ieri si superava i 40 gradi con il vento di libeccio, il Garbino caldo, insomma, e quindi è bastato un lapillo a portare fin giù vento da terra, portato fin giù la pinetina, non esiste più come avete sicuramente visto. E finché sembrava essere domato l'incendio, stare sotto controllo, ma poi nel pomeriggio verso le 18, 18:30, niente, qualche lapillo è passato, ha attraversato la strada. La strada zona foce e vento a favore è tornato verso nord fino a raggiungerci. E niente, sono rintenuti di nuovo i vigili del fuoco, ma con una sola autobotte hanno potuto fare quello che hanno fatto. C'è stato l'aiuto fondamentale, di cui ringrazio, di tutti gli abitanti, amici del posto, che con le nostre pompe, con i nostri mezzi a disposizione ci hanno aiutato a fronteggiare, ad impedire che le fiamme passassero, perché come potuto vedere sono arrivate a 3 metri da noi, e lingue di fuoco alte anche 30 metri, insomma, nulla di spaventoso. L'importante è che avercela fatta e si pensa a ripartire. Dobbiamo solo fare quello, non possiamo fare altro.